Allora, dopo il sequestro della ragazza, Renatino mi chiede di fargli un favore. Quindi fammi capire meglio, la Minardi è arrivata qui con la sua macchina, con De Pedis. Uh-huh. E poi? E poi proprio qui c'è stato lo scambio. Questa scena è una delle scene più terribili del film, dove viene appurato il sequestro della ragazza ad opera della banda dei Testaccini. Qui vediamo la Minardi che racconta appunto questa vicenda, che prende la ragazza e la porta in via delle Mura Aurelia, dove c'è un distributore di benzina del Vaticano, e la consegnerà, ahimè, lei dice, a un sacerdote. La cosa che mi fa sorridere è che appunto in via delle Mura dell'Aurelia, dove c'è il distributore di benzina del Vaticano, era dove attingeva i propri buoni benzina il boss dei Testaccini, De Pedis. Questo a testimoniare i legami che lo tenevano insieme ad altri esponenti della malavita con alcuni cardinali, in particolare con il signor Marcinkus, che era il capo dello IOR. Legami, ahimè, tremendi, inconfessabili, e che nel film sveleranno delle verità talmente terribili che sono sicuro che scateneranno un'infinità di polemiche.